Grazie dunque a Davide Pasinato che ha aperto i lavori di questa seconda tavola rotonda dell'evento di oggi dell'Open Banking Main Event, proprio organizzato in esclusiva da Le Fonti, perché è stato introdotto un altro tema chiave che adesso verrà ripreso in questo nuovo spazio. Abbiamo parlato della complessità degli ecosistemi e delle sfide future. Ora dobbiamo concentrarci veramente su quello che sta succedendo sul mercato. Allora, prima cos'è accaduto nella tavola precedente? Abbiamo visto che cosa è successo dentro i sistemi bancari, quindi abbiamo guardato dentro i sistemi bancari. Adesso dobbiamo capire quello che succede fuori, anche se in realtà un collegamento l'abbiamo già fatto automaticamente. Abbiamo detto guardare dentro, guardarsi dentro per guardare fuori. Due aspetti che devono andare assolutamente in modo parallelo. Insieme ai prossimi relatori, che saranno con me, che tra poco vi presenterò, esploreremo infatti come si sono evoluti in questo ultimo anno, perché è l'anno di riferimento, i bisogni dei clienti. Anche questo è un concetto che abbiamo ripetuto spesso, perché lo abbiamo ripetuto spesso e perché lo ripeteremo spesso, perché naturalmente le esigenze si sono fatte più complesse, anche più variegate, ci sono tanti punti e modelli di riferimento e quindi dobbiamo capire anche quali sono state finora le risposte del mondo bancario in termini di sviluppo di nuovi servizi, di nuovi strumenti, proprio per stare al passo con i tempi e soprattutto quali saranno i servizi, i prodotti che arriveranno da adesso in avanti. Quindi ci dovremo proiettare automaticamente anche nel futuro, anzi soprattutto mi verrebbe da dire. Io do il benvenuto a Mariano Spalletti che è in studio con me. Buongiorno, Country Manager Italia Conto. Esatto, buongiorno. Abbiamo deciso di darci tutti del tu, prima di presentare anche gli altri ospiti, quindi Assolutamente. ciao, sdoganiamo le formalità. Prima abbiamo iniziato con il lei, ma perché insomma all'inizio delle cose si parte sempre così. Invece in collegamento vado a salutare Roberta Zurlo, Chief Commercial Officer Banking and Credit di Banca Widiba. Buongiorno, ciao, Buongiorno a anzi, tutti, ciao a ecco, già ho tutti. sbagliato, va bene. Pilar Fragalà, Chief Commercial Officer CBE, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Marta Feltrin, Head of Digital Ecosystems and CRM BNL, Gruppo BNP Paribas. Bentrovata, Buongiorno a ciao, tutti, ciao. buongiorno. Matteo Concas, Head of Global Digital Banking Solution di Enel X. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a te Matteo. Allora, abbiamo tante questioni da affrontare, partiamo subito. Rivolgo la domanda a Roberta, Pilar e Marta. Partiamo da Roberta Azzurlo. Mi piacerebbe capire da voi che cosa si intende, partiamo ancora dalla parola open, che abbiamo già insomma approfondito, però cosa vuol dire essere open e come queste realtà terze, che abbiamo già accennato anche nell'introduzione, si possono associare alle banche e soprattutto quali sono i servizi che avete finora sviluppato. Allora, sì, innanzitutto rinnovo buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, da un punto di vista di proprio semantica, quindi il concetto di open e quindi di apertura è un po' in antitesi con quella che era l'idea della banca, come si intendeva una volta, quindi qualcosa di chiuso all'interno del quale si trovavano i dati e le informazioni del cliente. Quindi per noi in realtà l'interpretazione di open come l'abbiamo trasformata? L'abbiamo trasformata in ascolto. Ascolto, noi siamo una banca dell'ascolto, che è nata proprio da una community di clienti, di potenziali clienti che hanno definito un po' quello che era per loro il need sul mercato, quello che poteva essere un nuovo concetto di banca, e da lì siamo andati avanti e abbiamo portato sempre avanti questo approccio, questa filosofia di nel momento in cui dobbiamo sviluppare prodotti e servizi, ascoltiamo il mercato e siamo ricettivi. Quindi per noi open è apertura, dialogo, conversazione. L'anno scorso abbiamo lanciato un'app completamente nuova che si basa proprio su un concetto di dialogo e di conversazione con il cliente, quindi siamo partiti da come i nostri clienti usano gli smartphone, quindi per chattare, e da lì abbiamo costruito tutta l'offerta. E quindi questo aspetto di open per noi è il modo con il quale definiamo ciò che andiamo a sviluppare a livello di servizio e a livello di prodotto. Dopodiché poi ci sono due dimensioni che guardiamo, sono quelle dei canali e dei prodotti. Quindi open vuol dire sui nostri canali proporre prodotti magari di terzi, oppure andare con i nostri prodotti su canali terzi. Quindi l'incrocio, la matrice di queste due dimensioni ci consente di costruire una proposition che non è più fatta unicamente con prodotti della banca all'interno di un contesto bancario, ma magari la combinazione intelligente e funzionale a quello che è l'obiettivo di arrivo sul mercato da parte di un prodotto, di un servizio della banca stessa. Quindi questo è un po' il punto di partenza proprio sulla riflessione su come noi abbiamo voluto interpretare l'essere
essere open e di come ti ritrovati già abbastanza in modo naturale in questo contesto. Veniamo al secondo punto, quindi ai servizi e ai prodotti. Abbiamo lanciato alla fine del 2019, quindi sostanzialmente poi il 2020 è stato l'anno un po' dove abbiamo tutti noi banche sdoganato i servizi veri e propri to cure previsti dalla PSD2, quindi sia quelli che sono un po' i servizi che abbiamo dovuto per compliance e per regulation esportare, ma anche di servizi e prodotti che abbiamo voluto lanciare sul mercato per avere delle proposition più interessanti per lato cliente. Quindi nel 2020 noi abbiamo lanciato un aggregatore di conti che consente, e anche qui il principio qual è stato, a cosa rispondo, qual è il bisogno a cui rispondo, semplificazione, lato cliente della customer experience, riduzione dei tempi di gestione dei multiconto e un unico punto di contatto che per noi ovviamente è la nostra customer experience per dialogare con il nostro cliente, far sì che il nostro cliente ampli anche quelle che sono le informazioni che decide di condividere con noi al di là di quello che è solo il mondo dei prodotti posseduti, del patrimonio gestito in Widiba. Abbiamo lanciato l'aggregatore, poi abbiamo lanciato il mondo del payments, quindi abilitato tutta la parte di bonifici ordinari, istantanei, provenienti da banche o Banca Widiba o altre banche che il cliente ha integrato all'interno del nostro servizio Open Widiba, e successivamente abbiamo fatto anche delle promozioni. Quindi abbiamo proposto prodotti e servizi ai nostri clienti legati al concetto che in qualche modo la liquidità piuttosto che l'utilizzo del prodotto Open Widiba fosse la precondizione per accedere a questi servizi, proprio un po' per cercare di ampliare anche la conoscenza stessa di che cosa vuol dire aggregatore di conti, perché abbiamo trovato un concetto, anche lo stiamo riscontrando con la clientela, i clienti devono imparare questo nuovo modo di vivere la banca, che non è dato per scontato, non è sempre stato così e quindi ci deve essere una relazione di fiducia, di trust che si costruisce nel tempo, nella quale si spiega al cliente che ti chiediamo di integrare altri conti in modo tale che semplifichi, vedi in un unico punto tutto questo tipo di patrimonio di informazione e poi puoi avere anche dei servizi e delle promozioni legate ad esso. Quindi un po' un percorso sia di informazione, sia di linguaggio, di spiegazione e dall'altra parte di contenuti, di offerte dedicate che guidano questo interesse verso un elemento nuovo, un vissuto nuovo della banca. Certo, ecco, lo ripeto perché è già arrivato prima, anche un discorso di cambio di mentalità, no? L'ha detto bene lei, Roberta. Tu, Roberta, vedete, continuo a Sì. sbagliare, lo sapevo. Mi avete messo in crisi. No, vabbè, ma se vuoi torniamo a No, lei, però. ci mancherebbe, ci mancherebbe. No, Roberta, assolutamente, anche perché no, il tu invece in questo caso è ad hoc per il fatto che stiamo proprio parlando di una relazione che deve sempre essere più stretta, più immediata, no? Tra la banca e il cliente, che non è più solo il cliente, è proprio un nuovo modo di relazionarsi, quindi dobbiamo partire anche da queste piccole cose. E quindi insomma si va poi verso una maggiore immediatezza nell'amministrare poi i nostri conti, i nostri soldi. Assolutamente, Roberta, sono molto contenta che sia stato ripreso proprio questo concetto. Visto che stiamo parlando di casi concreti di Open Finance, do subito la parola a Pilar Fragalà per capire che cosa avete fatto voi durante questi mesi e soprattutto quali risultati avete già notato magari. Grazie mille Emanuela e di nuovo grazie alle fonti per questo invito. Ti chiedo solo di poter fare una piccola introduzione su cosa sia il CB, solamente per consentire una migliore comprensione del fenomeno dell'open banking da parte dei nostri ascoltatori. Il CB è una società consortile per azioni che ha oltre 400 prestatori di servizio di pagamento tra i propri soci e da sempre ha ruolo di hub per l'innovazione e la digitalizzazione e crea servizi digitali a favore delle imprese e dei cittadini anche attraverso la relazione con la pubblica amministrazione. Quindi se vuoi, quello che ci piace dire è che il CB è in qualche modo l'open banking ante litteram. Certamente, diciamo che la PSD2, che è stata già citata, da Roberta, in qualche modo mi piace dire, perché ho sentito parlare, no, di chiusura del sistema bancario, mi piace dire che ha creato le condizioni affinché il sistema bancario
si potesse aprire verso soggetti terzi. E queste condizioni, che nell'ambito dei pagamenti sono certamente quelle di sicurezza e affidabilità dei soggetti che entrano nel mondo dei servizi di pagamento, di fatto con la PSD2 si sono verificate. Sì. E voglio venire al concetto, no, alla domanda che facevi relativamente all'apertura. Secondo noi l'apertura si declina da tre punti di vista. Allora, certamente c'è l'apertura delle banche nei confronti dei propri clienti, nel rapporto con i cittadini e con le imprese, e questo dal nostro punto di vista è sempre stato il nostro obiettivo e la forza che ci ha consentito di rendere al servizio finanziario e ai cittadini l'opportunità di poter usufruire dei nostri servizi. Certamente con la PSD2 questa apertura si è trasformata anche in un'apertura del mondo finanziario a terze parti. Questo ha determinato dal nostro punto di vista un grande vantaggio, perché si è creato un terreno comune nell'ambito del quale ciascuno realizza il proprio mestiere secondo le proprie specifiche capacità e valore aggiunto. E dopodiché certamente il terzo passo è quello nel senso dell'apertura, è quello del cambiamento di passo, cioè del cambiamento di mentalità, soprattutto mi riferisco al sistema finanziario, che rispetto ad un tempo dove si offrivano i servizi finanziari di base ha evoluto il proprio approccio rispetto al cliente attraverso la soddisfazione di nuove esigenze che non sono necessariamente strettamente legate alle esigenze di natura finanziaria. E quindi questo salto che noi vediamo che è stato fatto è relativo al fatto che si va oltre ai servizi strettamente di open banking e si sta passando a nuovi servizi di open finance. In questa dinamica, e vengo al tema dei servizi che già oggi eroghiamo e che dimostra che effettivamente noi parliamo della PSD2 che è operativa dal 2019, quindi che dimostra questo trend, no? Assolutamente evoluto e rapido. Sì. di erogazione dei servizi. Già dal 2020 abbiamo rilasciato il servizio Check IBAN, che è un servizio che consente al cliente di associare diciamo nell'ambito di un pagamento la verifica dell'IBAN del soggetto a cui deve riconoscere il pagamento per essere sicuro di effettuare un pagamento che va proprio verso il beneficiario desiderato. E questo è un servizio che è nato a supporto della pubblica amministrazione e a supporto dell'iniziativa Cashless, e che oggi è anche disponibile per i clienti privati. Stiamo per rilasciare, a breve rilasceremo il servizio di Smart Onboarding, che è un altro servizio che va proprio nella direzione di andare oltre i servizi prettamente finanziari, no? Perché consente alle corporate di onboardare con grande semplicità i propri clienti attraverso le informazioni certe che sono a disposizione delle banche. Questo significa dare un valore alle informazioni che gli intermediari finanziari hanno relativamente ai propri clienti, ed è certamente basato sul rapporto di fiducia stretto che esiste tra il cliente e la banca. Ecco, fiducia, altra parola, insomma. Marta, do la parola a te, stessa questione, insomma, mettiamo a confronto appunto tutti questi modelli, questi casi concreti. Devi attivare l'audio, Marta, se no non ti sentiamo. Okay. In Genelle abbiamo attivato il concetto di open come appunto un'apertura soprattutto verso i partner, fatto in totale sicurezza, cioè questo è il messaggio, poi aiuta a costruire quella fiducia di cui parlavano le colleghe e che ribadisco anch'io come fondamentale. La banca ha verso i propri clienti e in generale verso i cittadini il ruolo anche di affiancare in tutti i cicli, nel ciclo di vita del cliente e supportare, perché per definizione il rapporto con la banca è un rapporto di lunga durata e si propone di esserlo. Quindi sostanzialmente
Gli esempi concreti che in DNL abbiamo portato avanti in questi anni, già prima dell'arrivo della PSD2, quindi a partire dal 2018, per esempio, è quello di aver messo a disposizione dei clienti la possibilità, in qualche clic tramite l'app, di sottoscrivere per esempio l'identità digitale, l'INSID. E questo è qualcosa che qualche anno fa aveva un sapore un po' anticipatorio, nel senso che i numeri poi sono arrivati anche legati alla pandemia, legati a tutta l'accelerazione che il governo e l'agenda digitale hanno portato verso il cittadino. Quindi sicuramente l'apertura noi la vediamo molto collegata all'apertura verso partner, verso la possibilità di creare servizi nuovi in associazione con altri, o di creare una modalità nuova di fruizione di quei servizi. In particolare su SPID, la possibilità di usufruire dell'app bancaria, che presuppone un riconoscimento, no? Proprio perché c'è quella sicurezza dei dati di cui parlavo prima, e quindi chi accede all'app, la banca ha chiaramente l'identificazione puntuale del cliente. Questa sicurezza permette anche di facilitare al cliente il percorso di accesso all'identità digitale, quindi non ha più bisogno di alcun riconoscimento che dovrebbe essere fatto o in un punto fisico o anche digitalmente, ma con un percorso, diciamo, più lungo. Quindi questa apertura concretamente noi la vediamo come una facilitazione di quelli che sono dei percorsi cliente molto utili nella vita quotidiana. Quindi nel 2019 abbiamo lanciato insieme a Telepass un prodotto congiunto, nel senso che all'apertura dell'app Telepass PX, il cliente ha contestualmente alla richiesta di dei servizi di mobilità anche un conto e una carta che gli permette appunto di pagare alcuni servizi, o anche utilizzare la carta per qualunque pagamento, sia online, quindi direttamente in maniera digitalizzata, sia fisicamente presso tutti gli esercenti, e quindi completa un po' l'offerta di servizi di mobilità con un'offerta di servizi finanziari. E tramite l'app possono essere richiesti anche servizi più propriamente finanziari, non soltanto di pagamento, come un mutuo e un prestito, a condizioni evidentemente in qualche modo privilegiate, proprio perché il cliente si trova all'interno di quell'ecosistema. Quindi per noi l'open, essere una banca open, significa essere una banca che insieme a partner esterni costruisce dei percorsi di valore, crea valore per il cliente, che possono essere o la semplificazione di alcune procedure che nella vita quotidiana andrebbero fatte, o proprio la creazione di servizi congiunti che diversamente la banca non potrebbe fare da sola, nel senso che non entrerebbe in attività non core come può essere la mobilità, ancorché di assoluto interesse sia per il cittadino, diciamo, persona fisica, sia anche per le aziende. Noi abbiamo con Telepass una partnership anche per tutte le piccole e medie imprese, proprio nella facilitazione dell'apertura del rapporto con Telepass per usufruire dei pedaggi autostradali e anche dell'agevolazione fiscale per l'acquisto di carburante. Quindi in realtà il valore che vogliamo costruire è proprio dal costruire insieme a partner dei servizi che il cliente percepisce come più semplici, sia nella fase di attivazione, perché per esempio nella fase di apertura dell'app Telepass PX il cliente fa una sola registrazione e usufruisce di più servizi, sia quella di mobilità sia quelli dei servizi finanziari BNL, e quindi sia in termini di facilitazione di accesso ai servizi, sia proprio di creazione di nuovi servizi da costruire con i partner. Per esempio proprio con Telepass abbiamo costruito l'utilizzo della nostra carta in modalità completamente virtuale, quindi la plastica diventa un'opzione per il cliente, proprio perché è stata completamente digitalizzata l'esperienza di pagamento. Non è più l'invio della plastica non è più automatica, ma è su richiesta. Questo anche a sottolineare l'attenzione di BNL e di tutto il gruppo BNP Paribas verso tutti i temi di sostenibilità, che ben si coincidano col tema di essere aperti. Aperti vuol dire essere aperti all'ascolto del cliente, ai partner esterni, ma anche all'ambiente e alla creazione di valore
come impatto, impatto sulla sostenibilità. Sì. Diciamo, tutto si collega anche alla volontà di BNL e del gruppo di posizionarsi con un impatto positivo, quindi di guardare al banking, all'open banking, anche e soprattutto come positive banking, quindi veramente come una capacità e una volontà di creare un impatto positivo. E motivo per cui, per esempio, gli altri servizi che stiamo lanciando ai nostri clienti per il solo fatto di essere clienti BNL è la proposizione degli autoveicoli a noleggio a lungo termine Arval, sempre una società del gruppo BNP Paribas, con delle tariffe privilegiate soprattutto per tutto quello che è il mondo ibrido o elettrico, quindi veramente un'attenzione circolare a tutto tondo su quelli che sono servizi a valore. Anche lì la facilità di poter accedere a quei servizi partendo dalla app diventa di valore perché semplifica la vita del cliente. Certo. Quindi per noi il concetto di open è anche, va nella direzione di facilitatore, di semplificatore all'interno di una società che si complessifica da vari punti di vista. Sì, assolutamente, ottimizzare tutti i processi. Peraltro sono tornati anche proprio con le parole di Marta alcuni temi che abbiamo già messo in evidenza prima, insomma sempre più la sinergia, quindi il fatto di essere con partner esterni che possano anche colmare, no? Chiamiamoli vuoti, ma poi insomma in senso buono, come ovvio che sia, e per dare sempre più servizi ai clienti. Apertura e facilitazione, poi un'altra cosa importante secondo me che Marta ha detto, che si unisce anche peraltro le considerazioni fatte da Roberta e Pilar, il fatto che siano processi che sono iniziati per esempio nel 2019, diceva Marta, quindi ben prima poi della situazione che abbiamo dovuto vivere, e questo poi ha portato semplicemente a un'accelerazione rispetto a delle strategie che erano già state messe a punto. E poi appunto l'unione fa la forza, no? Si dice, quindi ancor di più in tema di business e in tema di istituti finanziari. Mariano Spalletti, io direi di partire proprio anche con te nello spiegare chi è Conto e quali servizi avete sviluppato fino a questo momento, però proprio nell'ottica di questa partnership di cui stavamo già parlando. Innanzitutto grazie ancora per l'invito e ciao. Ciao. Conto è una fintech che abbiamo lanciato 4 anni fa in Francia e che abbiamo lanciato esattamente 2 anni fa in Italia, abbiamo appena fatto il compleanno. Noi ci rivolgiamo esclusivamente a una clientela di tipo business, quindi probabilmente il mio giudizio è un po' biased o comunque focalizzato su quel verticale là. La nostra mission in realtà è quella di creare la soluzione per la gestione delle finanze aziendali che tutte le imprese in Europa possono amare, e il nostro obiettivo ultimo è quello di far risparmiare del tempo affinché gli imprenditori possano investire questo tempo piuttosto che in attività amministrative nel creare del valore per la propria azienda, quindi il proprio core business. Stiamo crescendo molto bene, siamo tra le principali fintech a livello europeo come tasso di crescita, abbiamo 150.000 clienti su 4 mercati e l'Italia e la Francia sono i mercati col maggior tasso di crescita. Cosa facciamo? Noi diamo come servizio un conto business 100% online che evidentemente, essendo noi focalizzati su questo verticale, abbiamo sviluppato un conto più facile e intuitivo ma anche più completo rispetto a quello che si può trovare presso delle banche tradizionali, però in realtà diciamo questo è un po' l'entry level, l'entry point, perché noi stiamo sviluppando, ovviamente partiamo dal presupposto che il conto sia il cuore pulsante dell'azienda, perché tutti i movimenti, certo, in entrata e in uscita passano da là, però effettivamente non ci basta essere dare un conto come servizio, ma stiamo costruendo attorno a questo conto tutta una serie di servizi a valore aggiunto complementari che possono semplificare la vita dei nostri clienti a 360 gradi. Per andare, diciamo, questi servizi vengono sviluppati parzialmente in house, quindi direttamente da noi, in parte con delle partnership che possono essere declinate a più livelli. Per fare alcuni esempi concreti, noi abbiamo sviluppato delle partnership sull'asse dei pagamenti, quindi con Satispay ad esempio, Zettle, per dare la possibilità ai merchant, ai nostri clienti, di accettare dei pagamenti totalmente cashless, delle partnership a livello di, diciamo, pure banking o comunque servizi di banking come la partnership, il servizio che abbiamo da poco lanciato con October per dare la possibilità di avere degli instant lending di microcredito fondamentalmente erogato in soli 4 giorni a partire dalla richiesta, che evidentemente viene fatta 100% online. Ma poi ci sono tutta un'altra serie di servizi che sono operativi complementari e non, ad esempio l'integrazione con dei software di contabilità per automatizzare tutta la parte di contabilità, sì, a valle dei pagamenti. Noi siamo integrati con tantissimi software di contabilità e
infine altri servizi un po' più ampi, che non sono prettamente, diciamo, operativi, ma che effettivamente aiutano il business nel setup delle loro operazioni, perché il nostro obiettivo è quello di essere un partner a 360 gradi. Quindi, per fare gli ultimi due esempi, YOLO e LexDo diamo la possibilità ai nostri clienti di avere delle polizze assicurative business e dei servizi legali business su misura. Ok. Quindi, insomma, quando parliamo, per ribadire il concetto, di partnership, rivolto però chiaramente a una clientela business, qual è la parola chiave? Se ce n'è una, insomma, o un concetto, una mission su tutte, insomma. Sì, diciamo che il nostro vero obiettivo è quello di automatizzare il workflow, okay, ed essere un partner di business a 360 gradi. Come dicevamo prima, alcuni servizi vengono sviluppati in house, altri soprattutto dove, certo, non c'è un'expertise verticale, perché non è che si può essere tutti bravi a fare tutto, si può, attraverso appunto questo open banking e non solo, allargare e fare una partnership con una eccellenza in quel determinato servizio per comunque erogare quel determinato servizio alla tua clientela. Assolutamente. Allora, chiudo il primo giro di domande con Matteo, al quale fondamentalmente chiedo la stessa cosa, cioè come NLX si inserisce all'interno di un contesto di Open Finance, e anche qui chiedo anche a te di portarci degli esempi fattivi, cioè quello che avete già sviluppato, insomma, esempi concreti di collaborazione che avete attivato. Certo, buongiorno a tutti. NLX fa parte ovviamente del gruppo Enel, quindi l'energia e il gas. Guardando il nostro cliente finale, abbiamo visto che circa la metà di loro pagano ancora le bollette, una a una, soprattutto in punti fisici. Quindi questo, si è deciso di partire da qui come driver per digitalizzare, ma avere anche un touch point aggiuntivo con il nostro cliente stesso. L'altra metà, come potete ben immaginare, fa la domiciliazione bancaria. Da qui nasce NLX Pay, ormai un anno e mezzo, e ha come obiettivo appunto il concetto di open. Open Enel l'ha portato come parola chiave ormai già da tanti anni, con il concetto di open power. Che cosa vuol dire? La sostenibilità, l'inclusione, la diversità. Noi in NLX lo vogliamo fare anche attraverso quindi l'innovazione, e andare sempre più vicini alle persone. Quindi il ruolo delle persone è chiave all'interno di NSIA, che siamo dipendenti, ma anche i nostri clienti. Con NLX Pay abbiamo quindi una piattaforma di pagamento tecnologica, siamo un istituto di moneta elettronica, e in questo anno e mezzo abbiamo anche acquisito due società molto presenti nel mondo dei pagamenti e punti fisici, ed è questa anche un po' la chiave. Abbiamo un'app, abbiamo un servizio completamente digitale, ma Enel sta per un target di persona che è l'italiano, pragmatico. Ancora in Italia si utilizza molto il contante, si ha un certo tipo di diffidenza nell'online. Noi siamo qui per aiutare in questo processo di transizione. Ho notato ormai in vari anni che sono nel fintech, non basta dire al cliente digitalizzati, bisogna accompagnarli. Quindi anche avere una soluzione solo digitale al 100% non raggiungerai tutti gli italiani, e quindi non sei inclusivo. Ma se ti quindi dovessi chiedere una percentuale di diffidenza, è possibile dare, ma a livello, insomma, spannometricamente, chiaramente, non a livello statistico puro? Cioè, degli italiani, sì, nel mondo digitale? Sì. Se pensiamo che il player più grande d'Italia delle carte vengono emesse fino all'anno scorso solamente nei punti fisici, e hanno 30 milioni di carte, più o meno il 50%. Certo. Il bene che voglio, non si può neanche pensare che siamo il paese più digitale. No, certo, però mi incuriosiva perché hai proprio insomma acceso la luce su questo punto, però ti faccio continuare, era veramente una curiosità per capire a che punto siamo a livello proprio di diffidenza, che ancora, cioè che poi si collega alla mentalità, no? Che è la parte più difficile da modificare. Sì. Ecco. Mm-hmm. Ma è molto importante, la diffidenza, quindi poi la vinci o la guadagni o la sorpassi con la fiducia e la sicurezza, no? Per parlare sempre di un altro sistema che ormai c'è da 20 anni in Italia di pagamenti online, PayPal. Se poi si chiedono alle persone perché PayPal ha preso tutto questo successo, è perché sono sicuri, perché quando paghi online con la carta di qualcuno, poi c'è un servizio clienti
che ti supporta, no? E in Italia ha funzionato, come tutto il resto del mondo, molto bene. E nell'XPay, quindi, questo è il punto principale. Nel il customer journey del cliente Enel a pagamento di bollette, stiamo parlando di almeno 6-12 punti all'anno di touch point, e noi quindi ci inseriamo. Grazie anche alle acquisizioni, siamo il quarto player ormai italiano che processa bollettini dopo Poste, Mooney e Lottomatica. E abbiamo quindi anche una parte digitale, ovviamente, un'app NLXPay, una web app che si può un po' assimilare a un e-commerce per i pagamenti. Questo è il nostro core, per quello NLXPay. Sì. In aggiunta a questo, per appunto aiutare questo processo di digitalizzazione, che è uno degli altri, diciamo, obiettivi 2030 di Enel, digitalizzare la propria customer base, offriamo anche noi un conto carta, come viene spesso chiamato, mobile banking, basato sulle ultime tecnologie che vengono utilizzate, diciamo, dalle challenger bank, come quella di Mariano stessa, per l'identificazione del cliente, completamente basata sul cloud, apertura di un conto anche completamente digitale, a cui abbiamo aggiunto, oltre alla classica Mastercard, anche noi il servizio di open banking, di aggregazione di ICE e PISP. Quindi che cosa vuol dire? I nostri clienti da 2 mesi circa sono in grado di poter collegare i conti correnti di altre banche, vedere quindi il bilancio, questo per farli a poco avvicinare a questo mondo di poter vedere un po' le proprie finanze in una maniera più comprensiva. Il nostro obiettivo è aiutare i clienti a risparmiare. Enelix nasce per far risparmiare nel consumo di energia, che sembra quasi controintuitivo, no? Però Enel spinge molto con l'innovazione da questo punto di vista, non solo nel consumer ma anche nel government, gestiamo 1/3 dei pali elettrici in Italia, e anche le aziende con la digitalizzazione praticamente dei consumi dei grossi macchinari. Quindi rientra nell'ecosistema e nel target che vogliamo raggiungere. Certo. Il servizio di Open Banking fatto in partnership con SIA e Tink, che è una SIA, diciamo, mostro sacro in Italia di banking technology provider, Tink, player svedese, fintech, che appunto permette di creare, diciamo, questo learning effect attraverso la creazione di insights, leggendo le transazioni dei clienti, per quindi aiutare e guidare di nuovo in un processo che non sarà di un mese il cliente a cambiare i propri comportamenti di spesa. Ok. Ecco, visto che si sta parlando proprio dei comportamenti dei clienti, direi che possiamo aprire l'altro micro tema di questa tavola rotonda, cioè i nuovi servizi per un cliente evoluto, dove l'evoluzione del cliente avviene e passa proprio anche dall'accompagnamento proprio che arriva da voi, che siete i player, insomma, di riferimento. Io avrei una domanda che appare molto generale, ma che sono sicura aprirà tante altre riflessioni, che rivolgerei proprio a tutti, cioè quali saranno secondo voi i prossimi prodotti che potranno essere utili proprio alla clientela bancaria evoluta, usiamo proprio questa parola, a quali bisogni risponderanno? Cerchiamo di così mettere, insomma, sul tavolo un po' quello che potrà avvenire da adesso in avanti. Allora partiamo da Roberta Azzurlo. Roberta. Sì, allora, anch'io riassumo un po' tutti i concetti che sono emersi dai vari interlocutori, insomma, su questa tavola rotonda. Allora, da un punto di vista di prodotti, io estenderei un pochino di più l'ambito rispetto a prodotti e servizi, e forse anche una riflessione proprio sul ruolo della banca o comunque di questo nuovo ecosistema di Open Finance che sta intorno al cliente e che cerca di rispondere o anticipare i suoi bisogni. Quindi anzitutto usciamo un po' da un mondo in cui forse i servizi o i singoli prodotti sono incesellati e incastrati all'interno di categorie o di industrie specifiche, ed entriamo in un contesto in cui c'è più fluidità. I confini e le barriere tra industrie e tra player si abbassano, si riducono, perché ci siamo proprio resi conto che i punti di contatto e il tempo che il cliente può dedicare a tutti noi, diciamo operatori di settore che offrono servizi, si riduce, e quindi c'è più efficacia anche a livello commerciale alle volte a fare sinergia, a fare collaborazione e arrivare sul mercato insieme in modo tale da essere più rilevanti. Quindi in generale un po' il paradigma per noi è la contestualità
legata a un cliente che si evolve nel tempo, quindi noi anche a livello di proposition il conto ad esempio è gratuito per gli under 30 e dopodiché invece si mantiene la gratuità se il cliente ha una serie di prodotti e servizi all'interno dell'ecosistema di banca WIDIBA, proprio per incentivare questo tipo di percorso evolutivo del cliente con noi. E ovviamente anche noi nei riguardi del cliente cosa facciamo? Offriamo prodotti e servizi differenti in base alle informazioni che abbiamo sul cliente, a quello che il cliente ci dice di volere. Quindi molto spesso il journey può nascere dall'esigenza puntuale di una micro rateizzazione. Noi abbiamo un servizio in partnership con Findomestic che consente al cliente di rateizzare in maniera istantanea, quindi avviene in un click perché i clienti sono prevalutati tutti, quindi rateizzazione istantanea di qualsiasi tipo di spesa fatta su conto sulle carte. Sì. Questo tipo di prodotto che cosa ha? Risponde a un'esigenza, ma non è un vero e proprio prodotto come siamo abituati a vedere a catalogo, no? Non si va più al supermercato e si guarda, ma è qualcosa che risponde a un comportamento, un'esigenza che notiamo nel nostro cliente. E abbiamo visto proprio come, peraltro, questi momenti di interazione con i nostri clienti sono spesso al di fuori del momento di visualizzazione della vetrina, perché nel mondo digitale anche i punti di contatto e i momenti in cui tu vai a proporre prodotti sono cambiati. Quindi vanno inseriti nei comportamenti, vanno inseriti nei momenti in cui il cliente ha bisogno di qualcosa. Così come tutto il mondo dell'insurance, dell'instant insurance. Noi ci siamo aperti, adesso stiamo lavorando con Quix, lanceremo a breve una partnership su, perché anche noi andiamo un po' a reincludere all'interno della proposition prodotti non più solo ed esclusivamente finanziari, ma di altra natura, ma come hanno fatto molti player, come abbiamo fatto anche noi fin dalla nascita. Altri servizi sono quelli della formazione, dell'educazione, quindi perché non guardare e non pensare alla banca anche come una fonte di informazioni, di aggiornamento, di educazione finanziaria. Noi poi che abbiamo diciamo, i due aspetti principali della nostra proposition sono la digital bank, quindi la banca per chi vuole gestire tutto da un punto di vista digitale, e i consulenti finanziari. Proprio per rispondere a queste esigenze che si evolvono nel tempo, quindi magari spesso il cliente ci incontra e ci conosce per una necessità che è più legata a un conto online, con un'app molto smart, con tutti i prodotti mobile payment, ma poi nel tempo cresce, inizia ad arrivare lo stipendio, iniziano ad arrivare i patrimoni, il desiderio di una casa, quindi c'è un mutuo, il desiderio di gestione del patrimonio, quindi c'è un consulente finanziario che noi proponiamo in risposta a questo tipo di esigenze evolute. E Certo. quindi anche questo, al di là del fatto che c'è il consulente piuttosto che il digital banking, però la banca ha anche un ruolo sociale, un ruolo di formazione. Quindi per noi su questo, ad esempio, è un ambito sul quale stiamo investendo molto, perché crediamo che le persone più sono consapevoli e hanno la comprensione piena di quella che può essere la loro gestione del loro patrimonio, più saranno clienti soddisfatti di quello che andranno a decidere di prendere. Certo. Beh, infatti si sta andando sempre più verso un aumento di quella che è l'educazione finanziaria, cioè proprio a partire anche dai bambini, proprio per riuscire a Esatto. gestire, non autonomamente, perché poi c'è sempre bisogno di, come dire, professionisti che ci possano aiutare, questo è chiaro, però quantomeno riuscire a prendere, la misura, rispetto ai nostri investimenti, i nostri soldi, eccetera, eccetera. Sì, assolutamente. Proprio anche con una capacità di leggere questa realtà che cambia e muta Certo, molto velocemente. Così certo. come tutto l'ambito dell'ESG. ESG è un ambito sul quale anche noi come banca stiamo investendo tantissimo, ma anche questo è un concetto, è un cappello, è un po' come è stata la PSD, cioè sono degli ambiti che da un punto di vista normativa aprono a una serie di possibilità, poi però ciascun attore, ciascun player industriale che decide come posizionarsi all'interno di questo contesto. E credo che sia un ambito anche questo di interesse e di risposta a un'esigenza che comunque il cliente sta avendo sempre di più, quello di avere una percezione del proprio impatto, di sostenibilità, del proprio stile di vita, di come può migliorare lo stile di vita per cercare di supportare maggiormente e ridurre il climate change, quindi ridurre quello che sono le emissioni di CO2. Quindi stiamo lavorando con Sì. alcuni partner per andare a integrare servizi che monitorano in qualche modo un po' l'impatto che ciascuno dei nostri clienti ha. In partenza proprio già dalla banca stessa, noi poi siamo completamente Ok. digitali, abbiamo eliminato completamente la carta, il building è già sostenibile, però
a partire dall'istituzione banca, ma anche a restituire servizi che danno questo tipo di informazioni ai nostri clienti, crediamo sia di valore per il prossimo futuro. Ottimo, Pilar, stessa cosa per te. Certamente, Emanuele. Allora, diciamo che le direttrici di business verso le quali si sta muovendo il sistema finanziario sono sempre naturalmente all'insegna dell'apertura e richiedono necessariamente l'interazione, no, tra tutti i partner, favorendo il processo che è stato avviato attraverso la PSD2. Non è un caso che tutti i soggetti che sono seduti al tavolo oggi in qualche modo hanno interagito tra di loro. E questa è la manifestazione del fatto che effettivamente questo concetto di apertura si è realizzato e certamente l'altro driver importante che è stato rappresentato anche da Marta nel suo intervento è quello relativo al fatto che sono sempre servizi digitali. Quindi lasciatemi dire green by design. Questo Sì. deve necessariamente essere uno degli obiettivi principali che ci dobbiamo porre per il futuro. Per favorire naturalmente lo sviluppo di questi servizi è certamente opportuno che ci sia una consapevolezza dell'esistenza di questo servizio. Quindi un'altra leva importante che forse ancora non è venuta fuori è la consapevolezza da parte del cliente che esiste questo mondo che mette a disposizione tutta una serie di servizi che finalmente, diciamo, sono rivolti all'ascolto dell'esigenza del cliente, che rispondono ad esigenze concrete. Per fare degli esempi on top a quelli che ho già rappresentato, relativi ai servizi che già sono stati rilasciati, noi stiamo lavorando all'internazionalizzazione, scusate, dei servizi che già abbiamo messo a disposizione, quindi un altro concetto importante è quello di ampliare sempre più la raggiungibilità anche di paesi terzi, non solo in ambito europeo, ma in ambito global. Stiamo lavorando a partnership con soggetti terzi volti ad erogare servizi quali quelli di PFM e BFM, quindi di Personal Finance Management e di Business Final Management, che sono servizi, lasciatemi dire, che sono un po' dei personal coacher che ti insegnano, ti danno consigli su come gestire le tue finanze, che di Sì. fatto rispondono all'esigenza concreta, no? Laddove non ci sia una consapevolezza sull'utilizzo degli strumenti finanziari, ma parlo anche di servizi quali quelli di mettere a disposizione database centralizzati che ci consentano maggiore sicurezza del cliente, per esempio nell'anticipo delle fatture, per esempio nei servizi di instance assurance, piuttosto che tutta una serie di servizi che vanno al di là del servizio finanziario, ripeto, e questo è un approccio nuovo sia del sistema finanziario verso il cliente che di riconoscimento da parte dei clienti nei confronti delle istituzioni finanziarie, proprio perché diciamo, l'utente è sempre stato abituato a vedere nel sistema finanziario qualcuno che risponde a un'esigenza direttamente riconducibile al pagamento, alla verifica delle proprie finanze. Un Certo. altro grande ambito di sviluppo è quello dei servizi di avvisatura. Tutti quanti noi siamo tempestati di scadenze e a volte ci sembra di non riuscire a gestirle tutte quante. Ecco, servizi che aiutano il cittadino a comprendere quali sono le scadenze di pagamento necessarie e che agganciano questa avvisatura ad un pagamento sono anche servizi che davvero possono migliorare la nostra vita di tutti i giorni. Quindi certamente facciamo leva sull'interoperabilità e scusatemi, anche sulla creazione di infrastrutture che si collegano tra di loro, abilitando servizi che ciascun istituto ha disponibile e mette a fattor comune perché si crea un ambiente competitivo, no? Dove c'è cooperazione, ma è garantita comunque la competizione e dove ciascuno saprà fare quello che sa fare meglio. Ok, beh sì, diciamo anche la divisione delle competenze a individuare quelli che definiamo molto genericamente i talenti, no? Chi sa fare cosa e chi deve fare cosa di conseguenza. Marta, anche a te, insomma, cosa si intende per cliente evoluto e cosa bisogna fare? L'audio, Marta.
quello che bisogna fare è mettere insieme più cose per risolvere il fabbisogno cliente di ottimizzare il suo tempo, la sua facilità e accesso ai servizi. Quindi dal nostro punto di vista le sfide future sono proprio quelle di facilitare l'accesso ai servizi al cliente e quindi per definizione mischiarli e rompere un po' le barriere tra industry, perché non necessariamente entrare in banca significa soltanto prendere un servizio finanziario e viceversa, chiedere dei servizi di ristrutturazione, di mobilità, di energia o quant'altro, di salute, adesso con tutta la pandemia abbiamo visto quanto è importante, non necessariamente non significa aver bisogno di un servizio finanziario. Quindi la commissione e la capacità di saper cogliere questo bisogno cliente di ottimizzazione diventa secondo me la chiave per il futuro e per cogliere i bisogni dei clienti evoluti, nel senso che hai detto prima i clienti evoluti significa che sono integrati in una vita che è sempre più veloce per tutti e che di fatto deve riuscire a migliorare e a facilitare la fruizione dei servizi. Molto spesso sottostante la fruizione dei servizi c'è o un pagamento o un finanziamento, quindi di fatto certo. La capacità di sollevare questo problema al cliente, quindi di affrancarlo da questa complessità, è la sfida per il futuro, in un'ottica, come dicevamo prima, dicevano anche le colleghe, di completa sostenibilità. Quindi non ci sarà più il prodotto green diciamo a catalogo, ma è qualcosa di completamente trasversale da rendere disponibile su tutta la gamma. Questa è veramente la sfida per il certo, futuro. Certo, ecco, vado da Matteo, stessa cosa, perché poi concluderei con Mariano, proprio perché si parla di un pubblico business e quindi cioè, capiamo il termine evoluzione, poi come cambia, no? Quando si parla di pubblico, cioè di persone evolute, perché credo che ci siano delle distinzioni da fare. Allora, Matteo? Sì, mi ricollego subito all'ultimo punto che per me è importante. Il cliente evoluto adesso, ma che ce ne saranno sempre di più in futuro, è la sostenibilità. Cioè, noi ne abbiamo fatto un mantra ormai da diciamo molti anni. Servizio finanziario di pagamento sono sopra. Nessuno si sveglia la mattina dicendo il mio bisogno è usare i pagamenti, no? È sempre un mezzo. Quindi il cliente evoluto di adesso lo vediamo con i grandi investimenti che stiamo anche facendo per l'elettrificazione dei servizi, di cui la maggior parte diciamo nel mondo della mobilità, ma non solo, anche all'interno della propria casa, e quindi portare il cliente a una consapevolezza sempre di più, ma offrendo anche poi le soluzioni, in cui poi c'è anche il pagamento, il finanziamento, è quello che noi vogliamo creare, proprio per arrivare a una società che consumi di meno in maniera più rispettosa dell'ambiente, ma anche poi la sostenibilità non è solo ambientale, ma è anche poi economica e sociale. Quindi questo è per noi il cliente, chiamiamolo evoluto, okay, o comunque certo. Quello cui vogliamo aiutare, vogliamo portare in quella direzione. Noi come NNX Pay facciamo parte di questo grosso e ampio piano di Enel e ci inseriamo per costruire questo ecosistema di servizi, che è quello che poi è davvero il punto ultimo ormai di tutte le grandi aziende certo. Per il futuro. Certo, assolutamente sì. Allora, insomma, Mariano, in conclusione con te, è sbagliato dire che bisogna fare delle precisazioni diverse, visto che ci riferiamo a un pubblico business, quindi automaticamente. Ma non, la parola essere evoluti o meno non è offensiva, chiaramente, no? Dipende dalle abitudini che si hanno, è in quel senso, però chi insomma, opera, e se parliamo di business, diamo quasi per scontato che degli aspetti siano già stati incamerati, magari non è così, però lo chiedo a te, insomma. Guarda, su questo aspetto andrei molto rapido, nel senso che in realtà il business è un po' uno specchio di ciò, cioè il business sono gli imprenditori sono prima di tutto persone, quindi tendenzialmente se non sei digitalizzato è una tua quello vita è vero privata, però magari devi necessariamente imparare
prima rispetto magari a chi non ha esigenze di farlo per il lavoro, no? Sì, io vedo comunque delle similitudini nell'ultimo anno, perché insomma abbiamo visto come nel primo mese del lockdown il 70% degli italiani che avevano fatto gli acquisti online l'avevano fatto per la prima volta, e già insomma campanello d'allarme che si aggiunge a quello che aveva detto Matteo sull'erogazione delle carte. Stessa cosa per i business, in realtà si sono dovuti giocoforza adattare, però c'è effettivamente una scarsa maturità al digitale che stiamo cercando di in qualche modo spingere, e ben vengano player insomma incumbent molto grandi come Enel per esempio, perché sono questi che alla fine insomma spingono la, come si dice, la sensibilità generale. Se posso, io diciamo secondo me è interessante individuare tre trend fondamentali, certo, a livello dei servizi. Il primo, che riguarda mi riguarda e ci riguarda soprattutto da un punto di vista Challenger Bank, che diciamo prevedo che ci saranno le Challenger Bank, quelle molto forti che si stanno sviluppando, diciamo stanno scalando in orizzontale su più mercati, che per vincere i mercati devono scalare verticalmente e devono localizzare il servizio, che è una cosa che stiamo facendo noi, come abbiamo lanciato i conti con IBAN italiano, e l'F24 siamo stati la prima fintech di sempre a farlo, insomma questo trofeo ce lo siamo messi in bacheca. Poi vedo effettivamente delle opportunità a livello di servizi banking evoluti, che è un po' quello che Pilar stava accennando prima, quindi la possibilità di offrire dei servizi di PFM e BFM, quindi Personal e Business Finance Management, per migliorare la previsione dei flussi di cassa e poi attendere, dare anche servizi di advisory a livello di wealth management, quindi di investimento, certo, di utilizzo di soldi. E qua è l'area interessante, perché penso che sia l'area dove che si presta maggior collaborazione tra le challenger bank stesse e le banche tradizionali. E poi quello che interessa più i business è effettivamente l'automazione del workflow a livello operativo, quindi questo è un esempio molto concreto, che è un qualche cosa su cui stiamo lavorando molto. Se noi pensiamo a come si articola l'attività amministrativa e di pagamento delle aziende, pensiamo ci sono tre grosse aree: fatturazione, pagamento e contabilità, che sono strettissime, cioè sono molto collegate tra di loro, ma vengono gestite come dei silos, diciamo, separati. Questo è quello a cui può aiutare l'open banking. Qual è il problema? Noi ci stiamo lavorando e ci stiamo riuscendo, diciamo, nel nostro piccolo, però a livello di sistema, ed è questo il motivo per cui ben vengano dei grossi incumbent che spingano, è che ci sono tante startup che fanno questo tipo di operazione, ma se andiamo a vedere i grossi player, ad esempio la contabilità, tranne piccoli casi insomma storicamente innovativi, c'è molta riluttanza in realtà lato banche, che espongono dei dati tanto per un tema di compliance e quindi tendono a non dare quei dati che possono aggiungere valore. Terze parti effettivamente non sono ancora molto pronte, e questo perché, diciamo, ritornando sul punto di Matteo, perché degli incumbent possono avere un grosso impatto? Perché tendenzialmente la sensibilizzazione è di tipo bottom up, quindi quando arriva il cliente che mi chiede integrati con quella banca, allora io come player inizio a prendere in considerazione, certo, questa cosa. Quindi secondo me questo è tendenzialmente stare a seguire, ma serve effettivamente una spinta anche dall'alto in qualche modo. Eh sì, assolutamente, ma che tempistica ci diamo per riuscire quantomeno a far sì che questi modelli che voi giustamente dovete, come dire, cominciare, vengano recepiti un po' anche dalle persone, dal pubblico? Guarda, la PSD2 è adesso un paio d'anni che c'è, ma siamo in una fase totalmente di immaturità. Abbiamo visto, diciamo, ci sono dei report recentissimi negli ultimi giorni che dimostrano come UK e Germania siano molto avanti rispetto all'Italia, Spagna e Francia. E adesso, diciamo, la principale difficoltà è anche legata a una mancanza di standard europeo. È stato detto che entro il 2024 dovrebbero essere erogate, diciamo, queste normative standard cross-country. Secondo me il 2024 è un po' lontano, come ho potuto fare un po'. Ma infatti, però, cioè, per essere un po' uniformati, diciamo così, però effettivamente manca un po'. Però, insomma, speriamo di anticipare. C'è una deadline almeno, però vediamo. Sì, almeno c'è una deadline, quello è importante, speriamo di non andare oltre, ma semmai di anticipare. Allora, grazie a Roberta Azzurro, vi saluto uno alla volta, naturalmente Banca Widiba, grazie per essere stata con noi. Pilar Fragalà, CB, grazie anche a te, Pilar. Grazie Manuela, grazie a te, grazie a voi. Grazie a Marta Feltrin, BNL Gruppo BNP Paribas. Ciao, grazie ancora per l'invito. Grazie Matteo Concas, Enel X, grazie Matteo. Grazie a tutti. E grazie naturalmente a Mariano Spalletti, Conto. Grazie a te, grazie. Per aver contribuito a questa giornata, che naturalmente non è ancora finita, anzi, la prossima tavola rotonda tra pochissimo, altri spunti interessanti, cerchiamo di approfondire ancora di più proprio questa cooperazione di cui abbiamo parlato fino a questo momento. A tra pochissimo.